Buonasera e bentornato al professor Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo internazionale, editorialista del Fatto Quotidiano. Vede che non mi dimentico niente, che sta per cominciare, infatti vi dirò che l'abbiamo dovuto registrare prima, proprio in un teatro romano, una rappresentazione, una lezione universitaria. Che cos'è, professore? Le cause della guerra. È una lezione universitaria a tutti gli effetti, anziché farla all'università, e abbiamo preferito il teatro e quindi sarà un tentativo di ricostruire le cause che hanno portato a questo tragico esito, appunto l'invasione russa dell'Ucraina. Bene, e buonasera e bentornato Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, che però la pensa diversamente al professor Orsini. Allora, intanto cominciamo subito. La prima cosa che vorrei chiederle, professore, cosa ne pensa di quel discorso che c'è stato ieri del presidente russo Putin, atteso da molti, ma in realtà avevamo immaginato insomma, delle parole diverse da quelle che invece ha pronunciato. Anche lei è rimasto stupito in qualche modo e l'ha interpretato come un discorso sulla difensiva? No, non penso che sia un discorso sulla difensiva, penso che sia stato malinterpretato, almeno qui dalle parti nostre. Questo è il tipico discorso che fa un capo di Stato in questa situazione, perché cerca sempre di moderare la controparte. Chiaramente in questo momento Putin non ha un interesse che tutto l'Occidente si radicalizzi ulteriormente, visto che è già abbastanza radicalizzato, perché è chiaro che utilizzare parole di minacce, morte, distruzione da parte di Putin sarebbe stato un danno per lo Stato russo. Quindi io credo che ha fatto esattamente il tipo di discorso che mi aspettavo facesse, e infatti sono arrivate parole di moderazione anche da parte di Macron. Penso che Putin abbia interpretato correttamente il suo ruolo di capo di Stato in questo preciso momento. Non ha assolutamente un interesse a fare un discorso pieno di minacce, di distruzione, anche perché fornirebbe un argomento valido alla NATO per sostenere la tesi secondo cui Putin vuole distruggere tutta l'Europa, conquistata l'Ucraina, poi la Polonia, l'Ungheria e così via. Sarebbe stato un gravissimo errore e Putin è stato molto accorto e non l'ha commesso. Ecco, ma secondo lei quel discorso non era rivolto più al suo paese che non invece al mondo occidentale? Non direi, perché il suo paese è con lui. Non credo che Putin abbia bisogno di galvanizzare le masse il 7 di maggio, questo pensano i giornalisti russi, la televisione russa, c'è tutto un apparato del consenso in Russia che svolge questo tipo di lavoro. Putin con quel discorso invece aveva un interesse a mostrare un volto diverso rispetto a quello che noi rappresentiamo in Occidente. Io penso che nel suo discorso Putin sia stato più interessato a parlare all'Occidente che ai russi, e questo spiega i toni particolarmente moderati, ma le ripeto, davvero non mi aspettavo un discorso terribile e minaccioso da parte di Putin, non me lo sarei mai aspettato e non c'è stato. Allora Andrea, tu invece come la pensi come professore o invece lo hai interpretato in un modo diverso? Intanto noto che l'intelligence britannica e non solo non ci aveva capito nulla, perché quasi tutti pensavano appunto a un discorso del 9 maggio di Putin, guerrafondaio, bellicista, ci sarà la guerra totale, nulla di tutto questo, nulla dei toni apocalittici. Dall'altra parte c'è poco da esultare perché non c'è stata neanche mezza apertura sul cessate il fuoco. Quello che mi ha colpito nelle analisi post discorso di Putin è stata la riflessione per esempio di un fine osservatore come Lucio Caracciolo. Lucio Caracciolo ha detto qualcosa che probabilmente avrà fatto trasecolare il professor Orsini, o comunque il professor Orsini non sarà d'accordo, perché Caracciolo ha detto: il discorso di Putin è il discorso di una persona che ha fatto una guerra convinto di vincere, non la sta vincendo, è perfettamente consapevole che è già davanti a una mezza sconfitta militare e una totale sconfitta strategica, e il massimo che può ottenere è la vittoria totale del Donbass, ma aggiungeva Caracciolo,
Se ottieni il Donbass in queste condizioni, non è poi detto che sia una grande fortuna, perché poi si tratta di gestirlo. Ecco, è vero che spesso noi occidentali tendiamo sempre a trarre da ogni aspetto di Putin un elemento di difesa, anche un po' per autorassicurarci. Però vorrei proprio domandare al professor Orsini se secondo lui le parole di Caracciolo, rivolte peraltro proprio in un'intervista e riferite in un'intervista al Fatto Quotidiano, siano totalmente fallaci, perché Caracciolo non è esattamente l'ultimo arrivato, non è neanche particolarmente filoatlantista e non è neanche l'unico che ha interpretato in questo senso le parole di Putin. Allora, professore, la domanda di Andrea Scanzi. Sì, ma intanto ringrazio Scanzi di avermi riportato le parole di Caracciolo, perché purtroppo non sono riuscito a leggerle e trovo il discorso di Caracciolo molto interessante. In genere trovo molto interessanti tutte le idee diverse dalle mie, perché consentono un dibattito. Direi che è sicuramente un'interpretazione credibile che può stare in piedi. Io ho un punto di vista diverso, perché se noi facciamo l'analisi comparata dei discorsi dei capi di Stato nel pieno di una guerra, in genere anche quando un capo di Stato sta perdendo fa sempre dei discorsi per negare la sconfitta, perché questo ha un effetto sulle masse. Questo è capitato tante volte nella storia, che ci siano dei capi di Stato che sanno che stanno per perdere e mentono dicendo che invece stanno vincendo, che tutto andrà bene. Difficilmente un capo di Stato fa dei discorsi in piena guerra che siano corrispondenti a quello che sta accadendo sul territorio. Che cosa intendo dire? Che se un capo di Stato sa che sta arretrando, le cose stanno andando male, non lo dice, dice esattamente il contrario. E questo lei lo ritrova anche nei discorsi dei capi di Stato durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo anche dei casi storici incredibili di capi di Stato che stavano, i cui eserciti stavano per crollare, e se lei legge i loro discorsi poco prima del crollo erano comunque discorsi di autocelebrativi, se la di esaltazione. Questo vuol dire che comunque la guerra sta andando male per la Russia e Putin ne è perfettamente consapevole. Sperava dottoressa, in un esito molto diverso e probabilmente anche molto più rapido. Sì, guardi dottoressa, io le dico la verità, faccio una grande difficoltà a rispondere a questa domanda, perché in genere noi arriviamo a questi giudizi un po' frettolosamente sulla base della nostra interpretazione dei fatti, del nostro punto di vista. Cioè noi occidentali, in genere noi umani, funzioniamo in questo modo, sviluppiamo delle idee e poi le attribuiamo ai nostri nemici. Quindi abbiamo una rappresentazione dei fatti e pensiamo che sia la stessa rappresentazione che Putin ha nella mente. Questo noi lo facciamo anche con le organizzazioni terroristiche, con l'ISIS, con Al-Qaeda, con Bin Laden. Il problema fondamentale dal punto di vista di uno studioso è che in questo momento noi non abbiamo una documentazione sufficiente per poter ricostruire in maniera corretta quale sia la strategia di Putin e quale sia il punto di vista di Putin. Quindi in assenza di queste informazioni noi tendiamo ad attribuire a Putin il nostro punto di vista, che in genere è molto condizionato dalle nostre speranze. Siccome la nostra grande speranza è che Putin stia perdendo, noi diciamo che Putin è consapevole che la sconfitta dell'esercito russo è prossima e quindi fa dei discorsi che tengono conto di questa situazione disastrosa sul campo. Noi siamo in una condizione disastrosa dal punto di vista dell'informazione, da una parte e dall'altra siamo tutti quanti in piena propaganda, è molto difficile riuscire a comprendere esattamente quello che stia accadendo sul campo, è difficile porre a confronto quello che sta accadendo sul campo con la strategia di Putin. È possibile anche che i generali di Putin pensino che stiano vincendo perché avevano messo in conto, tanto per farle capire, per semplificare il mio discorso e farmi capire da tutti, avevano messo in conto magari di perdere 30.000 soldati in 3 mesi e ne hanno persi soltanto 10.000. Noi purtroppo queste informazioni non le abbiamo e quindi io non riesco a dare una risposta alla sua domanda. Quello che io penso debba fare uno studioso e l'università in generale in una società libera è di fornire alle persone che ascoltano delle categorie concettuali per potersi difendere dalla disinformazione e dalla propaganda. Quindi in questo caso purtroppo io le dico non ho una risposta, però stiamo attenti, perché spesso le risposte che noi occidentali ci diamo sono risposte di comodo e che molto spesso poi ci lasciano di stucco. E questo l'abbiamo visto anche prima dell'invasione. Noi occidentali speravamo che Putin non invadesse l'Ucraina e abbiamo sviluppato una narrazione pubblica in cui tutti dicevano sicuramente non invaderà. Non è che sicuramente non invaderà, è che sicuramente noi vorremmo che Putin non invada l'Ucraina e alla fine l'ha invasa. E quindi non abbiamo capito nulla. E tra l'altro dobbiamo ricordare che lei l'aveva previsto anni prima che sarebbe accaduto questa invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina e proprio da quel confine. Allora, Andrea, andiamo però un attimo a vedere a questo punto, cercare di capire intanto
come, cioè questa sarà una guerra lunga, continuerà per molto tempo, e come si sta posizionando in qualche modo anche la NATO o l'Alleanza Atlantica, perché abbiamo sentito che poi l'unico che ieri ha detto esplicitamente comunque non dobbiamo umiliare la Russia in questa situazione, perché questo sarebbe un danno per tutti, non solo per gli ucraini naturalmente, che la stanno vivendo purtroppo sulla loro pelle, è stato presidente francese. Come mai gli altri sono così silenti dentro l'Unione Europea? Questa è una bella domanda, Bianca. Intanto la sensazione è che sarà una guerra lunga, e forse lo sapeva anche Putin, e in questo senso forse ha ragione Orsini quando dice che a volte mettiamo in bocca a Putin quello che in realtà noi speriamo, ma non è esattamente la realtà. Però secondo me è tutto, diciamo che è centrale quello che ha detto Macron, la frase di Macron che è stata già evocata sia da te sia dal professor Orsini. È importante quello che ha detto Macron, perché Macron è probabilmente oggi il leader europeo che è maggiormente ascoltato da Putin insieme a Scholz. Quando Macron dice la Russia e Mosca non vanno umiliate, dice un'apparente banalità, ma dice sostanzialmente quello che è l'opposto di ciò che sta facendo la NATO e conseguentemente gli Stati Uniti. Io sono rimasto molto colpito da quello che ha detto Stoltenberg due giorni fa, anzi ieri. Stoltenberg, cioè la NATO, a fronte di una minima apertura, minima, di Zelensky, che peraltro ha aperto su qualcosa che comunque già è della Russia, cioè la Crimea, perché Zelensky in qualche modo avrebbe detto possiamo discutere, possiamo dare la Crimea alla Russia, ripeto, sostanzialmente la Crimea è già della Russia, quindi parliamo del nulla. A fronte di questa minima apertura... Ci sono i russi, ricordiamo che dal 2014... Esattamente, a fronte di questa minima apertura Stoltenberg ha detto con toni durissimi la NATO non accetterebbe mai nulla di tutto questo. Beh, allora è ovvio che se questo è il punto di vista della NATO e di Stoltenberg non c'è punto di contatto eventuale, e quindi secondo me allo stato attuale c'è una totale spaccatura in Europa, non negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno le idee molto chiare, ma nell'Europa, diciamo così, continentale, ci sono due tesi, anche in Italia ci sono due tesi. Come usciamo da questa crisi? C'è la tesi oltranzista, iperatlantista, cioè facciamo tutto quello che vogliono gli Stati Uniti, e mi sembra purtroppo la tesi del governo Draghi, e quindi seguiamo in maniera pedissequa tutto quello che vuole Biden, e Biden vuole un regime change, cioè sfruttare questa guerra per procura per disarcionare Putin. E poi invece ci sono quelli come Macron, come Scholz e qualcuno anche dentro questo governo, penso a Conte, penso a Salvini, penso a Bersani, forse ultimamente anche Letta, che nelle ultime ore ha fatto qualche apertura, che dice negoziamo. Questo mi sembra un tema molto importante, perché se la strada dell'Europa è quella di seguire pedissequamente tutto quello che vuole la NATO, tutto quello che vogliono gli Stati Uniti e tutto quello che vogliono i paesi più vicini agli Stati Uniti in Europa, come la Polonia, e allora non solo la guerra sarà eterna, ma non ci sarà nessuna soluzione possibile. Ecco, allora però, professore, le volevo chiedere una cosa rispetto a quello che dice Andrea Scanzi, perché io ho letto su vari articoli di giornali che dicono che Zelensky non ha mai fatto quella dichiarazione di apertura. Cioè, Andrea ci ha raccontato che in questi giorni Zelensky ha detto noi siamo disponibili a potremmo essere disponibili a trattare sulla Crimea. Però io poi ho letto persone molto più esperte di me che invece sostengono che quell'apertura non c'è mai stata e che quindi non c'è quella presa di posizione di cui parlava Andrea Scanzi della NATO, o insomma ce la siamo in qualche modo inventata noi. Lei come l'ha seguita questo dibattito? Sì, l'ho seguito con molta attenzione, le risponderò, le chiedo soltanto la gentilezza di farmi commentare un secondo le parole di Macron, perché io le trovo importantissime, con un profondo significato politico che però va interpretato e poi spiegato. Macron ha detto così testualmente: se e quando ci sarà una pace con la Russia, noi non dovremo umiliare la Russia. Queste sono parole molto importanti, perché sono parole che ti parlano di un'idea di Europa futura, sono parole che io per certi aspetti potrei definire, è un'espressione forte e impropria, ma per farmi capire da tutti, anti-americane, sono è un messaggio a Putin, significa questo: guarda Putin, che per quello che riguarda la Francia non aspettarti che noi ci comporteremo come gli Stati Uniti, noi intendiamo costruire un'Europa che non ti umili, un'Europa che dialoghi con la Russia, non vogliamo una guerra eterna con la Russia, non vogliamo muri all'infinito. Io le devo dire che quando parla Macron io mi sento rincuorato, in questo momento io ripongo in Europa le mie speranze in Macron,
in Italia le ripongo in Giuseppe Conte. Le assicuro che se domani Letta rilasciasse delle dichiarazioni simili a quelle di Conte, io metterei manifesti di ringraziamenti dappertutto, perché, le ripeto, non ho posizioni ideologiche o pregiudizi nei confronti di nessuno. Se Letta ha assumesso un atteggiamento critico nei confronti della linea americana, io lo ringrazierei pubblicamente dalla mattina alla sera. Quindi mi creda, non c'è assolutamente, lei sa che non ho nessun interesse a entrare in politica o a fare politica, a me sta a cuore soltanto la pace, e in questo momento io penso che gli uomini più illuminati che abbiamo in Italia siano Giuseppe Conte e in Europa Macron, ma per una serie di ragioni documentate che ho esposto chiaramente, e perché lei sa che quella Conte roba c'è stata, quell'apertura, diciamo, o quella presa di posizione da parte appunto di Zelensky nei confronti della Crimea. Guardi, dottoressa, le ripeto, qui noi siamo in piena disinformazione. La verità è che io stesso, cercando di ricostruire le fonti, non sono in grado di darle una risposta. Non si è compreso, non si è ben compreso. Diciamo che se ipotizziamo che la notizia sia vera, sarebbe un fatto gravissimo. Va bene? Quindi preciso che io non sono sicuro sarebbe che sia vera. Sarebbe gravissimo, lei dice, l'intervento della NATO. Sarebbe un fatto gravissimo. Sarebbe un fatto gravissimo, potrebbe anche essere accaduto che, e sottolineo il condizionale, potrebbe, forse, non lo so, che veramente i fatti siano andati così, cioè che Zelensky abbia fatto questa apertura, che Stoltenberg abbia fatto un passo gravissimo di chiudere e quindi sostanzialmente mostrando il volto peggiore della NATO, perché se davvero le cose sono andate in questo modo, allora significa che Stoltenberg vuole la guerra a tutti i costi e non vuole trattare, e che ci sia stata poi un'operazione ad alto livello per far sì che si creasse una grande confusione e non si è più capito se Zelensky quell'apertura l'avesse fatta o meno. Non sono sicuro che sia... Okay. Esatto, però se davvero le cose fossero andate così, chiaramente sarebbe un fatto di una gravità inaudita, le persone dovrebbero essere informate chiaramente di un fatto del genere, perché se fosse vero, e non sono sicuro che sia vero, Stoltenberg sta giocando con la vita di centinaia di milioni di europei. Ecco, va bene, certo, questo infatti glielo chiedevo perché anche io mi sono confusa, perché non sono riuscita bene a capire poi come sono andate le cose. Lei ci conferma che purtroppo non è facile neanche per uno studioso come lei, non solo per dei profani come me, Andrea, vero Andrea, riuscire in qualche modo a decifrare quello che sta succedendo. Allora, noi, io lo dico appunto perché sappiamo che tra poco ci sarà un incontro negli Stati Uniti tra Draghi e Biden, però non lo potremo commentare perché siamo stati costretti appunto a... Io non registro mai, questa è proprio un'eccezione perché il professore c'aveva questa lezione a teatro e quindi naturalmente non potevamo farlo in diretta. Ma secondo te, Andrea, da questo punto di vista, in Italia si stanno cominciando, come dire, a manifestare anche appunto Giuseppe Conte, ma in fondo anche Salvini, un po' delle perplessità, non sul fatto di sostenere l'Ucraina, perché su quello non ce l'ha nessuno naturalmente dei dubbi, è chiaro che è una popolazione attaccata e che va difesa in tutti i modi, ma su quale potrebbe essere lo sbocco di questo conflitto? Nessuno ci sta lavorando a quella famosa soluzione diplomatica. Draghi lo dirà, sì, non ci sono più dubbi secondo me. Lo spero, io lo spero, e essendo una persona intelligente credo che lo dirà. Il problema però, Bianca, è cosa pensi Draghi. Cioè io ho la sensazione che Draghi, non tutto il governo, magari la Meloni che sta all'opposizione, ma non tutto il governo, diciamo che Draghi secondo me la pensa come Biden. La sensazione che abbiamo a oggi è che Draghi è piegato totalmente sulle posizioni di Biden e della NATO, non perché sia stato così folgorato dal fascino politico di Biden, ma perché la pensi in questo modo. E fino a poche settimane fa molti sembravano pensarla come Draghi e conseguentemente come governo. Io prima ho fatto volutamente riferimento a Enrico Letta. Enrico Letta fino a 24 ore fa sembrava totalmente iperdraghiano e quindi iperatlantista. Adesso mi sembra che stia cominciando a fare delle aperture, ed è importante che ci sia qualche smarcamento da parte del Partito Democratico. Non del Partito Democratico, sono stato inesatto, perché ci sono dei pensieri distanti da quello di Letta. Penso per esempio a Del Rio, penso a Rosi Bindi, ma se lo fa il segretario di partito è chiaro che cambia molto. Lo sta facendo ancora di più Conte, ed è ovvio che Conte lo fa anche in ottica politica. È cominciata la campagna elettorale, i 5 Stelle stanno franando, stanno crollando, devono smarcarsi. Lo sta facendo Salvini, secondo me, un po' perché lo pensa e un po' perché deve smarcarsi nei confronti della Meloni. Però il tema secondo me diventa politico profondamente
politico riferito a Draghi. Cosa fa adesso Draghi? Si piega e insiste su questa linea iperatlantista, oltranzista, o comincia a somigliare di più alle posizioni di Macron, alle posizioni di Scholz? Purtroppo oggi Draghi non solo sta dando la sensazione di essere eccessivamente americanista, la dico male ma per comprendersi, ma sta anche dando la sensazione di uno che arriva sempre esimo, che arriva sempre dopo, perché c'è Macron, c'è Scholz e poi dopo tanto arriva Draghi. La mia speranza è che Draghi acquisisca più potere diplomatico, ma soprattutto capisca che le posizioni dell'Italia e dell'Europa non possono fatalmente coincidere, men che meno dentro questa guerra, con le posizioni americane. Allora, professore, poi dobbiamo dire che questo non è solo Draghi, perché alla fine poi in tutta Europa chi si è pronunciato un po' più prudentemente è stato il presidente francese e Scholz, insomma il premier, certo. Il premier tedesco. Gli altri sembrano totalmente allineati sulla linea americana e su quella inglese, perché anche l'Inghilterra poi è molto... Ma davvero si può immaginare che si arrivi alla fine di questo conflitto con la caduta di Putin? No, questo è impensabile. Se Putin cadesse per cause interne sarebbe un discorso diverso, ma che possa essere l'Occidente ad abbatterlo, questo a mio giudizio è impensabile, e sarebbe molto grave anche semplicemente avere una strategia di questo tipo. Volevo riprendere il discorso di Scanzi perché secondo me è molto importante. E io mi auguro con tutto il cuore che Letta possa assumere un atteggiamento diverso nei confronti delle politiche del governo Draghi verso l'Ucraina. Io penso che in Italia, se noi vogliamo promuovere la pace del mondo, di certo non possiamo avere un atteggiamento prevenuto e strumentale nei confronti di nessun partito politico. Secondo me è profondamente sbagliato, soprattutto poi se lo fa uno studioso, di prendere di mira un partito e martellarlo per principio. Al contrario, noi dobbiamo aiutare, come dire, in questo momento il Partito Democratico, con il massimo del rispetto, a comprendere che davvero il bene dell'Italia, il bene dell'Europa è di avviare un processo politico diverso. E che cosa intendo dire? Intendo dire che secondo me, se l'Italia rifiuterà di inviare le armi in Ucraina, come ho già spiegato, comunque gli ucraini avrebbero tantissime armi, quindi questo non cambierebbe nulla sul campo. Cioè, il fatto che l'Italia non invii le armi non metterebbe a repentaglio la vita di un solo combattente ucraino, ma avvierebbe un nuovo processo politico in Europa, e sono sicuro, da quello che io capisco, che la Germania coglierebbe la palla al balzo, ma anche la Spagna, perché all'inizio la Spagna non voleva inviare le armi proprio per niente, poi si è fatta convincere e piegare da Biden. Sono sicuro che si avvierebbe un nuovo processo politico in Europa. Io vorrei che il mio paese, siccome io amo profondamente l'Italia e amo l'Italia perché è un paese di pace, io sarei profondamente onorato che fosse il mio paese ad avviare questo processo politico nuovo, che possa far deragliare il progetto degli Stati Uniti, di Biden in questo momento, che è un progetto di guerra frontale, di guerra eterna, di guerra per sempre nei confronti della Russia. Ci tengo molto a dire questo. Io ho sempre avuto una grande stima per Letta. Non ho davvero nessun atteggiamento prevenuto nei confronti del PD o nei confronti di Letta. Davvero spero che Letta ci possa ripensare, e sono sicuro anche che Letta sia un uomo profondo, a buona fede. Può l'Italia sfilarsi da sola da una situazione di questo genere? Cioè, come, non è che l'Italia può dire vabbè, e voi continuate a inviare le armi, noi invece facciamo un passo indietro. Dottoressa, certo, e ci rifiutiamo, certo, certo che lo può di seguire fare questa strada, che poi è quella dell'alleanza, dottoressa, di cui facciamo dottoressa, parte. Dottoressa, certo che l'Italia può farlo. Certo che l'Italia può farlo. Perché non potrebbe farlo? Se il Parlamento italiano a maggioranza assume questo tipo di linea politica, sviluppa una strategia, perché serve anche una strategia, no? Chiaramente devi motivare perché il Parlamento italiano si sposta su questo tipo di posizione, e noi abbiamo delle meravigliose intelligenze politiche nel nostro paese che sarebbero in grado di articolare un discorso pieno di senso per far comprendere all'Europa e al mondo la nuova posizione italiana. Certo che si può fare. Io, dottoressa, sa quanto io la stimi, però secondo me insistere sul fatto che non si possa fare significa chiudere una porta che invece si potrebbe aprire facilmente, e non è escluso che questo accada. Io semplicemente auspico che sia l'Italia, perché sarei orgoglioso che fosse il mio paese ad aprire quella porta. Adesso vediamo anche quale sarà l'atteggiamento di Salvini. Lei sa che io Salvini l'ho molto ringraziato anche per il faccia a faccia che abbiamo fatto a Carta Bianca. Adesso speriamo di organizzargliene qualcun altro di quei faccia a faccia. Speriamo di organizzarne qualcun altro. Salvini è stato veramente una persona di grande correttezza, di grande civiltà. Aveva preso un impegno, non so che cosa sia successo, e chiedo scusa a Salvini in anticipo se sto dicendo qualcosa di inesatto, però mi ricordo che durante il faccia a faccia Salvini si era impegnato a chiedere a Draghi di venire in Parlamento. Poi, da quello che ho capito, ma ripeto, mi scuso se ho capito male,
mi sembra di aver capito che poi Salvini non abbia parlato di questo con Draghi, che abbia toccato altri argomenti. Quando sono incontrati. Non lo so, però io mi sembra di aver capito, però le chiedo subito scusa se ho capito male, mi sembra di aver capito che poi Salvini non abbia fatto questo tipo di richiesta esplicita a Draghi così come l'ha fatto a Conte. Io infatti mi aspettavo un asse Salvini-Draghi, Salvini-Conte, si ricorda, avevo anche lodato la settimana scorsa faccia a faccia entrambi dicendo sono davvero contento che abbiano compreso che la responsabilità principalmente è loro, perché sono i partiti che hanno vinto le elezioni nel 2018, la Lega e il Movimento 5 Stelle. Non ho capito se poi Salvini non abbia realmente fatto quel tipo di richiesta, ma chiaramente siamo ancora in tempo. Io ho fiducia che Salvini mantenga la parola, perché so che è una persona, posso, come posso dire, dirvi, assolutamente dirvi, però... Professore, adesso ci sarà questo dibattito in Parlamento comunque quando Draghi tornerà in Italia, perché è stato già detto che non sarebbe stato prima dell'incontro col presidente americano, ma avverrà sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, non lo so, ma insomma. Ecco, secondo voi... Sì, però se intanto invia le armi e poi fa l'incontro, non è che serva molto. Conte si è differenziato, insomma, non è che si è differenziato, però ha espresso dei dubbi su questa posizione, insomma, che riguarda l'invio delle armi. Ma siamo sicuri che poi si arriverà in qualche modo a concretizzarli questi dubbi? Perché a me sembra che da questo punto di vista sia molto difficile per l'Italia fare un passo indietro in questa situazione. Una situazione in cui ancora ci sono... tantissime persone che muoiono tutti i giorni per questo conflitto in Ucraina. Molto... Allora, intanto, a proposito di quello che diceva prima il professor Orsini, mi risulta che Draghi riferirà al Senato il 19 maggio. Ci sarà il Premier Time, e questo mi sembra un elemento importante, perché non esiste in una democrazia parlamentare che il Presidente del Consiglio non riferisca, soprattutto durante un contesto del genere, un contesto di contemporaneità bellica simile. Per quanto riguarda la possibilità o meno che veramente l'Italia si smarchi dalla NATO momentaneamente, che è la tesi di Orsini non solo, ripetuta da mesi, lo trovo difficile, non impossibile, però ricordiamoci un elemento politico, Bianca. Se la Lega e il Movimento 5 Stelle vanno fino in fondo su questa teoria e su questa linea politica, beh, stiamo parlando delle due forze di maggioranza, del Parlamento e conseguentemente del Governo. Cioè a dire, se Conte e Salvini, anche senza Letta, dicono o così oppure noi non ci stiamo più, il governo Draghi non esiste più in termini di forza, di maggioranza, in termini di numeri. Poi mi si dirà che non si arriverà allo strappo perché i 5 Stelle sono pieni di peones che hanno paura di tornare all'opposizione e quindi di tornare poi fuori. Che non ci sia una caduta del governo adesso, Andrea, perché non sarebbe comunque auspicabile da parte di nessuno. Non sto dicendo, Bianca, che lo spero. Sto dicendo che in realtà questa tesi, se fosse resa forte, beh, Draghi non dico che cadrebbe, però sarebbe costretto ad ascoltare tanto Conte quanto Salvini, e quindi potrebbe dire: ci abbiamo provato, abbiamo ritenuto 3 mesi fa che fosse giusto inviare le armi, cosa che era contraddittoria perché non le mandiamo ai palestinesi, allo Yemen, ce lo siamo detti tante volte, ma era lecito provarci. 2 mesi e mezzo dopo ci siamo resi conto che non è la strada giusta, e guardate che questa non è soltanto l'evoluzione o involuzione politica di Conte, Salvini e Bersani, ma è anche l'evoluzione o involuzione dell'opinione pubblica. La stragrande maggioranza degli italiani 2 mesi e mezzo fa, diciamo che tutto sommato, riteneva giusto inviare le armi. Adesso, se lo chiedi a 3 italiani su 4, a 2 italiani su 3, non la pensano più in questo modo. Io non dico che i sondaggi debbano essere sempre seguiti e che l'opinione pubblica abbia sempre ragione. Dico che Draghi non può continuare ad andare a sbattere contro quel muro, perché purtroppo la strada non sembra essere quella giusta rispetto a 3 mesi fa. Ecco, però non ce n'è un'alternativa, questo lo dobbiamo dire, perché io non riesco a capire qual è la strada alternativa, e poi chiudiamo il dibattito. Mi dica, professore. Qual è la strada alternativa per aiutare gli ucraini? Perché se non fossero stati, faccio questa eccezione, se non avessero avuto le armi da parte dell'Occidente, sarebbero stati sconfitti dopo poche settimane. Dottoressa, tanto mi dispiace di essere sempre d'accordo con Scanzi questa sera, ma devo dire che ha colto l'essenziale. Io non vorrei assolutamente che il governo Draghi cadesse per una serie di ragioni troppo complesse che non posso sviscerare per motivi di tempo. Assolutamente non lo vorrei. Per il bene del mio paese, io penso che noi dobbiamo andare alle prossime elezioni con il governo Draghi. Però si può sicuramente aprire un processo politico nuovo che, come diceva Scanzi, tenga conto del mutamento dell'opinione pubblica italiana, perché finché siamo in una democrazia, in teoria, un governo dovrebbe cercare anche di intercettare
quali siano gli stati d'animo o comunque il sentire di un paese. Se la stragrande maggioranza degli italiani a un certo punto giunge a delle conclusioni sulla base dei fatti, perché dottoressa, qui stiamo parlando del fatto che avevamo detto, cioè, voglio dire, ma diciamoci le cose come stanno, non è che qui qualcuno abbia un atteggiamento prevenuto. Certo, io sin da subito ho detto che se avessimo inviato le armi avremmo fatto soltanto peggio e avremmo rimandato il tempo della pace, no? Avremmo semplicemente perso tempo. Ma gli italiani hanno pochi per vedere. Agli italiani, aspetti, dottoressa, mi scusi un secondo, agli italiani era stato detto in assoluta buona fede da parte di Letta, attenzione, non sto dicendo che ci sia mala fede, è stato detto, la strategia è questa, noi diamo un sacco di armi agli ucraini, gli ucraini ammazzano un sacco di soldati russi e Putin farà la pace. In buona fede è stato detto, è stato fatto questo esperimento, è stata una catastrofe, Putin sta sventrando un paese, ha disintegrato Mariupol, stanno morendo un sacco di civili. Gli italiani, che hanno occhi per vedere, stanno dicendo, noi come Orsini crediamo nella buona fede di Draghi e di Letta, nessuno dice che siano cattivi, sono persone stimabilissime, però, signori miei, i fatti dicono che se voi adesso farete un altro invio di armi pesanti, che cosa facciamo fra un mese quando queste armi saranno finite? Altre armi pesanti? Dove andremo a finire di questo punto? Quali sono? Ecco perché Giuseppe Conte chiede a Draghi, Presidente del Consiglio, per favore, ci spiega in che direzione stiamo andando? Okay. Perché cosa accadrà se poi dopo, esaurite le scorte, all'Italia verrà chiesto di inviare altre armi sempre più pesanti e poi sempre di più e faremo 20 invii, 30 invii, fino a quando? Fino alla guerra nucleare? Fino all'internazionalizzazione della guerra? Quindi io dico che la politica internazionale deve essere per certi aspetti simile alla politica interna. Se uno fa una riforma delle pensioni in politica interna che è un fallimento, il governo corregge il tiro. Beh, perché in politica internazionale non si può fare in questo modo? Perché in Ucraina non si può fare in questo modo? Perché se si è tentato ed è stato un fallimento totale non possiamo avviare un processo politico nuovo che avvicini il tempo della pace? Bene, io ringrazio tutti e due, devo chiudere, però facendo un'ultima obiezione, perché questo naturalmente è il mio ruolo di intervistatrice, che insomma il professore e anche Andrea stasera, se è d'accordo, dicono tentiamo un'altra strada, però come si costringe poi Putin a fare la pace, questo ancora non lo sa nessuno ed è importantissimo, perché siamo d'accordo, questo è una questione su cui non possiamo in nessun modo dire Putin però se non inviamo più le armi all'Ucraina fa la pace, perché questo resta come argomento che sicuramente riprenderemo la prossima settimana. È ciò che avrei aggiunto io, Bianca, ricordando una frase di Boris Johnson che non stimiamo granché né io né penso molti telespettatori, però quando Boris Johnson una settimana fa ha detto parlare con Putin e chiedere di essere ascoltati da Putin è come parlare con un coccodrillo che ti sta mangiando la gamba, è purtroppo una metafora calzante, cioè sta sbagliando l'Europa, sta sbagliando volutamente gli Stati Uniti con la Gran Bretagna. Però, io però ho un dubbio, che Putin non ci ascolterebbe a prescindere, questa è la mia grande paura. Cioè come ti fai ascoltare da Putin? Andrea, questa è una paura che io ho. Professore, dobbiamo chiudere proprio un'ultima battuta. Andrea, ti chiedo scusa soltanto su un punto, tu sei stato il primo a ricordarlo tante volte ed è un tuo merito. E 5 giorni prima dell'invasione Putin si aspettava un accordo con Biden e Zelensky che non è arrivato, quindi non è, secondo me Johnson è per certi aspetti più guerrafondaio di tanti altri, io non mi fiderei molto di quello che dice Johnson, perché i fatti rivelati dal Wall Street Journal e quindi non dalla TASS dicono che 5 giorni prima dell'invasione Putin si era impegnato a non invadere se Zelensky e Biden avessero stretto con lui un accordo, quindi Johnson, io francamente a quello che dice Johnson credo molto poco, è un leader politico però, che temo molto, lo considero comunque un pericoloso guerrafondaio. Dobbiamo chiudere, come si costringe comunque Putin a fare la pace, questo resta naturalmente la questione più importante in questo momento. Grazie al professor Alessandro Orsini, che ritroveremo la prossima settimana, che appunto sta facendo questo spettacolo al teatro Ucraina e le case della guerra, che poi andrà anche a Livorno e a Firenze, però non di martedì, per fortuna. No, almeno su questo siamo stati attenti, cioè siete, perché io non c'entro naturalmente. Grazie Andrea Scanzi e... Grazie a voi. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie.